tutta la prova per la batteria numero uno del centro nel programma, si porta avanti a tutte la porta a colori, la soddisfazione calottese, vediamo che però a prescindere dalla piazzazione all'interno della propria batteria e che ha valore molto relativo perché la fine che mette il tempo, perché se non i secondi migliori avranno diritto a superare il turno e ad approvare le tariffe finali. E a tal proposito noi comunicheremo i tempi indicativi impiegati da ciascuna formazione per i tempi indicativi di ogni batteria più che da ogni formazione per capire l'andamento di come le diverse batterie si sono comportate sul campo di gara. Già effettuato il cambio, siamo alle battute finali. Tempo indicativo per questa batteria da prendere con le pinze, molto ufficioso, 55-80. Perché molto ufficioso? Perché è registrato sulla prima atleta. Ed è la partenza anche per la batteria numero 2, il campo dell'Angelare, anche nella Calaschesi, Calaschesi, Ebra, Gallo, Tito. L'antimale di gara prima se ne è messo la posizione del in terza, Cardano e Calaschesi a chiudere il quintetto delle formazioni sul campo di gara che stanno tirando al cambio delle proprie compagne. Tanti debbano avvenire rigorosamente nell'attenzione, debbano avvenire rigorosamente nel tratto predisposto e la giovane è venuta spinta da dietro, una caduta lenta. Era molto fortunata a marcia della concorrente della Cardano in line, si riprende però prontamente nel tentativo di recuperare il margine perso. Siamo alle fasi conclusive, lavorato sul traguardo, il tempo indicativo per questa seconda batteria di 54-66. Partita la prova anche per la comunque la terza batteria. Finisco a giocare la gruppo delle formazioni sul campo di gara, Alfredo Albertini in seconda posizione. Siamo al cambio. Deve essere effettuato quello del regolamento, quindi spinta da dietro con le mani, si confronta la propria compagna. Ultimi attimi anche per questa terza batteria, 55-02. E il tempo di riferimento per loro. Partita anche la prova per la batteria numero 4. Bellusco, Padanese, Roseda, Abilicantù. Prima posizione. Cambi che vengono effettuati in questo momento dalle commissioni di gara. Questa terza da Padere Inese e Polisportiva Bellusco. Ci vediamo in curva in questo istante a fare da battistrada per questa quarta batteria. Tempo di riferimento per loro, 52-92. Tanto la prova anche per la batteria numero 5, in pieno svolgimento la gara per questi atleti, Brennane, Scassinclava da Casanabarda, Padornesi, Asco Corporezzo, considerate queste posizioni per il gruppo Calombo Corcusella. Siamo già al cambio per questa gara sprint, molto veloce, la team sprint. Una gara più velocità a squadra, Brennane, Padornesi, sempre a recuperare le prime posizioni.
Regioni, anche se sta facendo avanti la formazione dello Special Club di Cassano d'Arda, che va a conquistare proprio la seconda posizione negli ultimi minuti. Siamo al punto del decisivo della data sul traguardo, il tempo indicativo per loro di 54 e 81. Partita la prima finale della team sprint riservata alla categoria femminile, e la formazione numero 23 della Rede Prega Guida, seguita duramente da tutte le altre formazioni in gara, sta portando il sabato anche la porta colore della Paternese. Vediamo il cambio tra di molto, e il cambio è un momento cruciale della gara, perché in questo momento che si possono allenare per questi studi anni di terra. Riesce a vedere questo cambio la Paternese che va a salire la gara, la formazione della 23 della nazionale, la formazione del Bellusco. Vediamo evolversi in questi ultimi metri di questi ultimi istanti. Allora, la Paternese sta macinando metri di vantaggio, e ci vediamo adesso il traguardo finale per chiudere questa prima finale riservata alle categorie femminili della team sprint.